Prima di Teco, dopo l'Expo, arrivano gli alpini. Ma credo che, come dire, il nostro coinvolgimento, partecipazione entusiasta a questa iniziativa, il centenario dell'associazione alpini, del battaglione Prima di Teco, può sembrare strano, no? Cosa c'entra la Camera di Commercio? La Camera di Commercio vuol rappresentare il tessuto socio-economico delle imprese, ci hanno chiesto coinvolgimento, partecipazione, sostegno economico, noi ben volentieri, perché si celebra la festa degli alpini, ma insediate, incardinate in Prima di Teco. Ricordo il battaglione Prima di Teco, tutte le iniziative direi belliche, no? La partecipazione degli alpini che hanno partecipato al conflitto, quindi vi è un forte radicamento territoriale. Quindi noi ci siamo entusiasti e speriamo che, come dire, ci sia la massima partecipazione pubblica, perché vuol dire ricordo, memoria, ma anche futuro. Sicuramente di casa, e proprio per questo motivo è stato scelto come sede per le celebrazioni di questo importante evento, proprio per dare una connotazione storica e non solo festaiola a queste cerimonie, proprio in ricordo di tutti gli alpini, perché il Pieve di Teco praticamente era il battaglione in cui hanno prestato servizio tutte le penne nere del ponente Ligure, principalmente della provincia d'Imperia. I soci fondatori, reduci della prima guerra mondiale, erano del Pieve di Teco. I soci che dopo la seconda guerra mondiale hanno ricostituito la sezione dopo l'interruzione bellica erano del Pieve di Teco. Quindi si può dire che la nostra sezione fonda le proprie radici proprio in Pieve di Teco e in Piazza Borelli, perché la Piazza Borelli è quella che una volta era la piazza d'armi della caserma Manfredi, dove era a distanza il battaglione. E quindi la scelta è stata meditata e voluta. 100 anni di storia, ci saranno tantissime persone, tantissimi alpini da tutto il nord Italia, che numeri prevedete? Allora sì, auspichiamo la presenza di penne nere che arrivino un pochino da tutto il nord Italia, una rappresentazione di penne nere. Prevediamo la presenza di un migliaio di persone, forse qualcosina di più. Sicuramente ci sarà la presenza di tutte le sezioni del Piemonte e della Valle d'Aosta, oltre che della Liguria, ma siamo già a conoscenza anche di sezioni che vengono fuori dalla Lombardia e dal Veneto. Quindi auspichiamo una buona presenza per questa cerimonia, che è sicuramente molto importante per la nostra sezione, ma anche per la nostra associazione. Sono Antonino, vice sindaco di Pieve di Teco. Beh, avrete un bel da fare, perché ci sarà una bella invasione, necessità di sistemare la viabilità, tante cose. Sì, è stato un evento, sarà un evento veramente molto impegnativo da questo punto di vista, anche perché, come avevo già detto prima, era stato già deciso nella precedente amministrazione Alessandri, adesso con l'amministrazione Pira appunto lo stiamo portando avanti, e quindi domenica prossima, diciamo, ci sarà. Pieve è comunque un paese piccolo, per cui sicuramente un po' di disagio credo che ci sia, però insomma noi stiamo lavorando al meglio, creando dei parcheggi, dei sensi unici per dare la possibilità sia agli abitanti pievesi di parcheggiare le loro macchine, perché purtroppo ci sono, e per chi arriverà da fuori. Quindi noi ci mettiamo tutto l'impegno possibile per rendere meno drastico l'impatto, diciamo, per tutta la comunità. Per me è un bel evento, perché appunto Pieve e il battaglione Pieve di Teco comunque ha le sue radici qua, e quindi era giusto fare appunto questo evento, proprio per ricordare appunto chi ha dato la vita per noi, insomma, per la nostra comunità. E speriamo che il tempo almeno tenga, che non ci siano questi disagi. Comunque ci stiamo organizzando al meglio perché sia una giornata bella, insomma, e accogliente per tutti. Assolutamente, siamo presenti, sosteniamo l'evento, perché 100 anni della sezione d'Imperia sono 100 anni di storia, di valori sul nostro territorio. Gli alpini sono l'orgoglio della nostra comunità per tutto quello che fanno, anche quando ci sono situazioni di emergenza. Quindi siamo presenti come regione, siamo anche presenti perché indubbiamente per il territorio, per l'entroterra,
È una manifestazione straordinaria, si parla di più di 1000 persone presenti sul territorio, quindi anche per la nostra Liguria un bellissimo biglietto da visita e un'occasione di promozione del territorio. Ma noi in primis siamo al fianco della sezione di Imperia, una sezione molto attiva sul territorio con grandi iniziative, e questa dei 100 anni è certamente una delle più importanti.